Non si placano le polemiche dopo il no della sindaca di Roma Raggi alla candidatura olimpica 2024. Il presidente del CONI Malagò insiste, non ci arrendiamo, aspettiamo l'atto formale della giunta. E dopo il mancato incontro di ieri in Campidoglio, Raggi e Malagò potrebbero vedersi tra poco a un appuntamento per gli europei di calcio del 2020. La giornata del Fertility Day al centro di nuove polemiche dopo la campagna di informazione del Ministero della Salute, con immagini definite razziste e ritirate. La ministra Lorenzin, che ha revocato l'incarico al direttore della comunicazione, parla di polemiche strumentali. Io mi occupo della salute degli italiani, dice, dobbiamo colmare lacune nella prevenzione. Il Jobs Act ha contribuito al rinnovato dinamismo dell'occupazione in Italia negli ultimi trimestri, lo dice la Banca Centrale Europea, che però avverte occorre compiere ulteriori sforzi, soprattutto nei paesi con elevato debito pubblico. Intanto il Presidente della Commissione UE, Juncker, lancia l'allarme per l'Unione. Le rotture, le fessure sono numerose e pericolose. E sull'Italia aggiunge, senza la flessibilità avrebbe 19 miliardi in meno da spendere. È stato d'emergenza a Charlotte in North Carolina, dove due giorni fa un poliziotto ha ucciso un afroamericano. Nella notte nuovi violenti scontri tra manifestanti e polizia, un uomo ferito gravemente a colpi di pistola. In arrivo la Guardia Nazionale per fronteggiare la situazione. Dalle carte dell'inchiesta sulla sciagura ferroviaria del luglio scorso sulla tratta Andrea Corato emerge che già nel dicembre del 2014 sullo stesso binario unico fu sfiorato un incidente, ma nessuno intervenne allora sulla sicurezza della linea. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Controsorpasso della Juventus nel turno infrasettimanale. I bianconeri travolgono il Cagliari 4-0 e tornano in testa con un punto di vantaggio sul Napoli, fermato sullo 0-0 dal Genoa. Terza vittoria consecutiva per l'Inter, ad Empoli decide il solito Icardi. Poker della Roma contro il Crotone. Dunque di nuovo una buona giornata dal telegiornale della 7, tra poco forse capiremo se si replicherà lo scenario davvero surreale di ieri, il sindaco di Roma al ristorante, il numero uno dello sport italiano ad attenderla invano in una sala d'attesa. Di fatto si è consumata una guerra olimpica ben poco virtuosa, colpi di strappi anche dal punto di vista procedurale, però che già nella giornata di oggi ha degli effetti che sono ben visibili, anche se non formalmente consumati. Quel che succede è che il sogno olimpico di Roma in qualche modo deve essere abbandonato, anche se su un piano B almeno in queste ore si tenta di lavorare, ma nessuno se la sente di sbilanciarsi, visto che senza l'appoggio dell'amministrazione capitolina poco si potrà fare nei confronti del CIO. Ci sono le altre città, Roma esclusa, che esultano, e la strada intrapresa dal Campidoglio, che è stata formalizzata anche nei prossimi passi. Quali saranno? Il voto in giunta, ha detto la Raggi, e poi proprio la sindaca scriverà direttamente al CIO per spiegare questo cambio di rotta, peraltro previsto nella campagna elettorale da parte grillina. Formalmente non è finita, dice il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il giorno dopo la conferenza stampa del sindaco di Roma Raggi, che ha ufficializzato lo stop alla candidatura della capitale ad ospitare le Olimpiadi del 2024. Aspettiamo un atto formale e motivato. In realtà lo stesso Malagò ammette che le possibilità di andare avanti sono al momento vicine allo zero. Con una postilla polemica però sui soldi già spesi per Roma 2024. Sul sito del CONI chiunque può verificare come sono stati investiti, ma chi blocca la candidatura si assume la responsabilità di buttare nel cestino quanto fatto fino ad ora con il via libera di tutte le istituzioni, rilancia il presidente del CONI. In mattinata il sindaco di Roma ha partecipato alla riapertura della scalinata di Trinità dei Monti dopo i lavori di restauro. Ieri durante la conferenza stampa aveva anticipato che verrà presentata una delibera che il Consiglio Comunale dovrà votare per ufficializzare formalmente lo stop. Per dire no alle Olimpiadi del mattone, degli sprechi, delle spese senza fondo, così ha spiegato ieri. Brava così, avanti Virginia, esulta Beppe Grillo, che tira un sospiro di sollievo dopo i giorni del caos assessori a Roma. Ma non abbiamo mai avuto tentennamenti, precisa la Raggi, tutti riallineati, quindi sul basta regali ai palazzinari, urlato da Alessandro Di Battista dal palco di Nettuno. Quindi ancora niente referendum al ballottaggio, Giachetti voleva le Olimpiadi, io no, è finita che il 70% dei romani mi ha votata, chiude la porta la Raggi. Politica senza ali, commenta questa mattina l'Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani. Malagò e Raggi dovrebbero vedersi nel pomeriggio per parlare degli interventi sullo stadio olimpico in vista degli europei itineranti del 2020.
faccia a faccia, prevedibilmente teso dopo quello saltato ieri per il mancato arrivo della sindaca all'appuntamento in Campidoglio. Un contrattempo, aveva spiegato lei, ma alcune foto pubblicate oggi sui giornali rivelano che all'ora dell'incontro con Malagò era a pranzo al ristorante. Il presidente del CONI ha già incontrato in tarda mattinata a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza Lotti. Possibile che Lotti abbia confermato la posizione del governo già espressa più volte da Renzi. Impossibile andare avanti senza sostegno del comune. È stata ieri anche un'altra giornata importante sul fronte italico, vediamo a che punto siamo, cerchiamo di capirlo. Quel che è chiaro è che comunque in aula il governo ha intenzione di modificare la riforma elettorale, ma con una prudenza non certo apprezzata soprattutto dalla minoranza del Partito Democratico, che non ha votato quella mozione in cui si parla del fatto che si potrebbe cambiare questa legge, ma sul come e sul quando e in che termini c'è assoluta vaghezza. L'apertura di Renzi sulla legge elettorale non convince i nemici dell'Italicum, dentro e fuori il PD. Anche se sono tutti d'accordo nel voler cambiare la legge, le opinioni divergono sul come e sul quando e i sospetti sulle reali intenzioni del Premier compromettono la trattativa. Così la mozione votata ieri dalla maggioranza alla Camera, che mette nero su bianco l'apertura alle modifiche senza meglio specificare di quale tipo, non soddisfa nessuno, a cominciare dall'opposizione democratica che non l'ha votata. Un'apertura troppo generica. L'accusa, mozione all'acqua di rose, la definisce oggi Speranza, che si dimise da capogruppo proprio in dissenso con la fiducia sull'Italicum. Renzi gioca a nascondino, avrebbe i numeri per prendere un'iniziativa concreta, ma si tiene sul vago. Il sospetto è che si tratti di pura tattica, in ballo ci sia una posta più grande, il referendum. Così l'apertura verrebbe offerta in pasto alla minoranza per convincerla a votare sì. Difficile infatti che Renzi dia il via libera alle trattative prima del referendum, il cui esito ridefinirà i rapporti di forza politici. La disponibilità a trattare è reale, smentisce però il capogruppo PD Rosato, che riduce anche la portata del dissenso interno al partito. Ora tocca alle altre forze politiche avanzare proposte. Impossibile però per il PD dialogare con Grillo, che propone un ritorno al passato con proporzionale preferenze. Meglio parlare con Forza Italia. Ma gli azzurri rimandano tutta la partita al dopo referendum. Se vince il no, la legge scompare da sola. Inutile aprire qualsiasi trattativa. Prima. L'apertura servirebbe solo a togliere argomenti al fronte del no. E Brunetta incalza. Renzi schizofrenico dovrebbe dimettersi dopo tre voti di fiducia sull'Italicum, ma adesso è pronto a cambiarlo. Mentre per i 5 Stelle il Premier vuole cambiare testo perché adesso teme di perdere. E comunque resta un'Unione Europea, un'Europa che ci guarda con particolare attenzione proprio nel nostro cammino verso le riforme, perché c'è un capitolo, quello relativo ai nostri conti, all'economia, che non sfugge agli occhi attenti di Bruxelles, che pure nelle parole di oggi del Presidente della Commissione Juncker ha parole sferzanti un po' per tutti, per i paesi che non si muovono in modo coordinato, per la disoccupazione alta, ma insomma è ribadito anche un concetto, quello sulla flessibilità, che non cambia e che ci riguarda direttamente. Tutti i margini di flessibilità saranno concessi, ma sono quelli già previsti nelle regole, che non cambiano. L'Unione Europea sta molto male, troppe rotture e fessure pericolose. A fare la diagnosi poco felice sullo stato di salute del club a 28, tra poco a 27, è il Presidente della Commissione. Juncker non nasconde la sua preoccupazione sul futuro e ripete, davanti al Comitato Economico e Sociale Europeo, l'allarme lanciato 7 giorni fa nell'aula di Strasburgo. Accanto ai problemi economici a creare rotture pericolose sono le differenti vedute sull'accoglienza ai migranti tra gli stati del centro-ovest e quelli dell'est, emerse in modo evidente dopo il vertice di Bratislava. Per non parlare poi delle scintille tra Italia da una parte e Germania e Francia dall'altra. Siamo davanti a una policrisi, ha detto il numero uno di Bruxelles, che ha invitato gli stati più riluttanti a fare di più per accogliere i migranti. Ci sono paesi che sostengono di essere cristiani e di non aver posto per i musulmani. Io trovo che questo tipo di ragionamento sia inaccettabile, ha criticato Juncker. Le persone vengono prima della religione. Di tutt'altro tono invece le parole usate verso l'Italia e la Grecia, parole di stima per il lavoro fatto nella gestione del fenomeno dei richiedenti asilo e di ammirazione particolare per il nostro paese. Sull'immigrazione, ha detto Juncker, l'Italia fa meglio della Grecia perché salva migliaia di vite al giorno.
Le altre difficoltà dell'Unione si chiamano Brexit, mancanza di investimenti, crescita più lenta del previsto e disoccupazione ancora troppo alta, nonostante, ammette Juncker, in Europa si siano creati 8 milioni di posti di lavoro ed il tasso di occupazione è vicino a quello degli USA. Sul patto di stabilità, invece, dall'elogio verso Roma, Juncker è passato ad un avvertimento. L'Italia ha beneficiato più di tutti della flessibilità che vale 19 miliardi in più da spendere, puntualizzazione con la quale invita Renzi a non giocare ancora questa carta. L'altro richiamo per orecchie italiane è sull'enorme debito pubblico e arriva dalla BCE. Nel suo bollettino mensile dice che i paesi con un debito elevato, e l'Italia tra questi, devono compiere ulteriori sforzi di risanamento per salvarsi da un'eventuale tempesta sui mercati finanziari o da una risalita dei tassi. Bene invece la riforma del mercato del lavoro. Il Jobs Act italiano, secondo la BCE, ha contribuito al rinnovato dinamismo dell'occupazione negli ultimi trimestri, anche se è presto per stabilire se l'effetto benefico durerà anche nel lungo periodo. Dunque, abbiamo in qualche modo rischiato forse di perderlo di vista, visto le polemiche prima per la prima campagna promozionale e poi quella riparatrice seconda che volendo ha scatenato polemiche ancora più sferzanti. Di fatto è arrivato il giorno del Fertility Day, il primo nel nostro paese, quello che deve un po' invertire una tendenza che non assicura di qui a molti anni un giusto ricambio generazionale al nostro paese, che continua a sognare magari di avere figli come altri paesi europei, ma poi c'è un sistema paese che magari non riesce a venire incontro alle esigenze delle coppie e delle famiglie. Dopo la bufera sull'opuscolo politicamente scorretto e accusato di razzismo, il Ministero della Salute prova a giustificarsi. Informazione e consapevolezza, queste le due parole d'ordine della campagna, che ha un obiettivo ambizioso: aiutare una donna ad avere un bambino. Il Fertility Day, il primo in assoluto nel nostro paese, vuole essere soprattutto questo, una giornata di sensibilizzazione per invertire la tendenza. Nel nostro paese la media è di 1,3 figli, un calo iniziato nel 1976. Da allora il tasso di natalità è precipitato fino a raggiungere la media più bassa d'Europa. Nella realtà il continuo rimandare una gravidanza o rinunciarci spesso ha motivazioni precise: mancanza di lavoro, precarietà, nessun sostegno per la famiglia, sia di carattere economico che di assistenza. È il tempo non delle polemiche, ha detto, ma dei fatti. I fatti sono questi: una donna a volte non sceglie di non avere un figlio e non le spiego le ragioni. Come si fa? Questa è una campagna per sensibilizzare al tema della fertilità, non solo cos'è la fertilità, come conservarla, come preservarla e quando è compromessa come curarla. Il Fertility Day è stato promosso con un altro spot che ha sollevato più polemiche del primo. Nella locandina ci sono i buoni compagni, belli e biondi, pelle chiara, poi in basso i cattivi compagni, un ragazzo con i capelli lunghi e ricci, due di colore. Il ministro Lorenzin prova a giustificarsi. Ha provocato molto sdegno il secondo spot. Guardi, non è uno spot, era una foto dentro un opuscolo. Siccome la foto è diversa da quella che noi abbiamo vidimato, il responsabile è stato rimosso. C'è stato un controllo successivo, un'approvazione definitiva? No, il controllo è stato su quello che ci hanno portato. La persona responsabile era quella che doveva fare tutte queste cose. Un errore dunque riconosciuto dal ministro, che però non vuole perdere di vista il nodo cruciale della questione. In questo momento nel nostro paese ci sono ben 700.000 persone che cercano di avere un figlio, ricorda Beatrice Lorenzin, che sottolinea l'importanza di prevenzione, stili di vita, terapie. Il Fertility Day è stato istituito a partire da un documento del ministero intitolato Piano Nazionale per la Fertilità, in cui tra l'altro si afferma che la tendenza a rinviare la maternità è dovuta in qualche modo alle donne che preferiscono l'affermazione personale, che si pensa possa essere ostacolata dai figli. Se la giornata sulla fertilità nasce da questo presupposto, sarà dura che produca gli effetti sperati. Del resto, in altri paesi europei, diversi da noi, ma afflitti dallo stesso problema, la comunicazione si fa diversamente, sorridendo così: fatelo per la Danimarca, oppure fatelo per i nonni. Sentivamo nel servizio di apertura del telegiornale le parole arrivate da Juncker sul fronte migranti, parole di elogio nei confronti dell'Italia ma anche della Grecia, che magari si sobbarca più di altri paesi, senza dubbio dell'Unione Europea, anche il peso economico e sociale dei salvataggi. Si può fare tanto ma non tutto, come testimoniano queste immagini e purtroppo anche le notizie che arrivano dal largo delle coste dell'Egitto.
I quattro membri dell'equipaggio sono ora in manette, accusati di aver organizzato una tratta clandestina di migranti dall'Egitto. Un viaggio verso l'Europa che risale a ieri ed è finito in tragedia. La procura di Damanhur, delta del Nilo, parla di 42 morti, 163 salvati e ancora molti dispersi. Sul barcone viaggiavano in 600. L'imbarcazione è iniziata a inabissarsi ieri mattina davanti alla costa settentrionale egiziana, vicino Rosetta. Sono stati i pescatori di un villaggio ad accorgersi di quei corpi in acqua, sono accorsi. Quando li hanno tirati a bordo, erano già morti. Abbiamo avvisato le autorità alle 5.30 del mattino che una barca stava affondando, ma ci hanno risposto che non c'erano navi di soccorritori nelle vicinanze. Così sono andati i nostri pescatori, racconta quest'uomo. Qui la polizia conosce i trafficanti di uomini per nome, ma prendono soldi tutti i mesi da loro, è una vergogna. Si è radunato quasi tutto il villaggio su quella spiaggia davanti al mare che ha inghiottito una barca con centinaia di migranti a bordo. Uno dei primi barconi di grosse dimensioni a lasciare il paese, diretto verso l'Italia. Sulla spiaggia egiziana ci sono anche i parenti di quelli che sono annegati. Alcuni si sentono male, altri inveiscono contro le autorità. Abbiamo chiamato tutti, l'esercito, la polizia, presto, gli abbiamo detto venite a salvare quelle persone, noi stiamo trovando solo morti. La Guardia Costiera egiziana prosegue le ricerche di centinaia di dispersi. Chi si è salvato racconta di come la barca fosse stipata di migranti, almeno il doppio di quelli che poteva contenere. Erano egiziani, eritrei, somali e sudanesi. Abbiamo visto la barca inclinarsi, racconta questo sopravvissuto, ricoverato in ospedale. Poi all'improvviso un pezzo si è staccato e l'imbarcazione si è rovesciata su un fianco. Si sono salvati quelli che sapevano nuotare, si sono buttati in acqua, lasciandosi dietro donne e bambini. Da gennaio i migranti arrivati in Italia dall'Egitto sono quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2015 sono stati 7.000, quest'anno già 12.000. Sono in aumento gli egiziani che tentano di lasciarsi alle spalle la miseria. Sbarchi senza sosta sulle coste siciliane, 4 interventi solo questa mattina che si aggiungono ai 3 di ieri quando sono state tratte in salvo quasi 250 persone. Dunque, l'avete sentito, si continua a scappare non più e non solo dalla Siria, ma lì la situazione è davvero devastante. 2 settimane più o meno da quella tregua faticosa annunciata dalla diplomazia internazionale, cosa resta? Resta l'ONU che si arrende ancora una volta perché non si possono neanche portare gli aiuti umanitari, quelle parole del segretario Ban Ki-moon che ha detto quando pensi di aver toccato il fondo arriva qualcuno a portarti ancora più in basso a livello di depravazione mai visto. Questo è il territorio siriano. In questo momento la diplomazia internazionale che prova inutilmente a ricucire la distanza, veramente una grande distanza tra Stati Uniti e Russia e poi il territorio, il campo che è fatto ancora segnato da bombardamenti. È stata una notte di intensi bombardamenti sui quartieri di Aleppo, ancora in mano alle forze ribelli. Queste immagini, diffuse online dall'Aleppo Media Center, un gruppo di giornalisti ancora attivo nella città, mostrano dei lampi bianchi che sarebbero la prova dell'uso di bombe al fosforo. Ma su questo non c'è ancora nessuna testimonianza verificabile. La guerra siriana comunque continua, al di là di ogni dubbio, così come continuano gli sforzi diplomatici per trovarne, se possibile, la difficilissima soluzione. Nel pomeriggio a New York, nel Palazzo delle Nazioni Unite, è previsto un nuovo incontro dei 23 paesi del gruppo internazionale di supporto della Siria, presieduto da Russia e Stati Uniti. Ed è ovvio che è tra le due superpotenze che l'accordo andrà trovato. Il primo tentativo di tregua, sponsorizzato da Mosca e Washington, è praticamente naufragato sotto il peso delle reciproche accuse di violazione. Ieri, sempre a New York, c'è stato un teso faccia a faccia tra il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Mercoledì Kerry aveva chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che la Russia facesse pressioni sul governo di Damasco perché Bashar Assad tenesse a terra i suoi caccia, ritenuti responsabili dell'attacco di lunedì a un convoglio umanitario della Mezzaluna Rossa e dell'ONU. Attacco costato la vita a 21 operatori umanitari, oltre alla perdita di 18 camion di aiuti destinati alla provincia di Aleppo.
poco fa su queste richieste americane, allargate ad una possibile no-fly zone da imporre anche ai russi su determinate aree della Siria come Aleppo, Damasco, Hama, Homs e Idlib, sono di nuovo intervenute fonti del Ministero degli Esteri russo. Non sono richieste praticabili, è stata la risposta della diplomazia di Mosca. La situazione sul campo resta molto difficile, ma bisogna continuare a lavorare sull'accordo con gli Stati Uniti perché di fatto è l'unica soluzione possibile. E poco fa è tornato a parlare proprio Bashar Assad, che in un'intervista TV ha negato che i siriani e i russi siano stati responsabili dell'attacco al convoglio umanitario e ha accusato Washington per il fallimento della tregua. Sì, aggiungendo anche che la guerra, secondo Assad, durerà ancora un periodo indefinito proprio per la responsabilità di alcune potenze internazionali. Veniamo adesso al rapimento dei nostri due connazionali in Libia, Farnesina che è al lavoro, lo sapete, per cercare in qualche modo di agganciare i rapitori dei due tecnici, valutare eventuali loro richieste. Sinora si è parlato di criminali comuni in azione proprio in quella zona della Libia. C'è un elemento nuovo, arriva dal portavoce del maresciallo Haftar, che è il capo dell'esercito, che fa capo, lo sapete, al Parlamento di Tobruk, quello non riconosciuto dalla comunità internazionale, avrebbe affermato che il rapimento è opera di Al-Qaeda e dunque un sequestro aggiunto compiuto sì da una banda criminale, ma che per come è stato eseguito lascia presagire che si tratti di un'organizzazione di Al-Qaeda e non di una comune banda criminale. Dichiarazione tutte da valutare, da riscontrare, che cambierebbero anche naturalmente lo scenario fin qui affrontato. Andiamo avanti, andiamo alla situazione negli Stati Uniti, una situazione davvero difficile nello stato di nella città, scusate, di Charlotte, nello stato della North Carolina, chiesto lo stato d'emergenza, in arrivo la Guardia Nazionale, le tensioni sono ancora quelle razziali, la comunità afroamericana colpita dalla violenza della polizia, è un'emergenza locale che però è anche nazionale, non è il primo caso e ha un peso non indifferente anche sulla lunga campagna elettorale. Lo stato di emergenza e la Guardia Nazionale con la Polizia Stradale in aiuto delle forze dell'ordine locali. Charlotte ha vissuto la seconda notte consecutiva di scontri e violenze. Centinaia di persone sono scese in strada nel centro della cittadina del North Carolina contro la polizia sotto accusa per l'uccisione di un cittadino afroamericano. Auto distrutte, vetrine infrante, alcuni negozi devastati, 4 gli agenti rimasti feriti, nessuno in modo grave. Stiamo lavorando per riportare la calma e la pace nella comunità, ha commentato il sindaco Jennifer Roberts. La violenza non è la risposta e, se necessario, scatterà un coprifuoco cittadino. La situazione è peggiorata quando si è diffusa la notizia della morte di un uomo ferito durante gli scontri. Non ci sono vittime, ha precisato subito via Twitter il municipio. La persona è in gravi condizioni ma è viva e la sparatoria è avvenuta tra civili. La polizia non c'entra. La rivolta è scoppiata 2 giorni fa dopo l'uccisione di Keith Scott Lemon, 43 anni, di colore, morto sotto i colpi degli agenti mentre aspettava che il figlio tornasse da scuola. Era armato, sostiene il capo della polizia di Charlotte. Lemon è il terzo afroamericano ucciso nell'arco di una settimana. Gli agenti in servizio per la caccia a un ricercato gli hanno chiesto più volte di gettare la pistola, dicono le autorità, ma quando è sceso per la seconda volta dall'auto aveva ancora l'arma in pugno. Totalmente diversa la versione della famiglia: in mano non aveva una pistola, ma un libro. Esiste un video dell'accaduto, ora all'esame degli inquirenti, ma non è stato ancora diffuso. Sono state pubblicate invece le immagini dell'omicidio di sabato in Oklahoma. La vittima, con le mani alzate, cammina verso la sua auto, ferma per un guasto. Anche Terence Crutcher, 40 anni, di colore, non era armato, ma non si sarebbe fermato quando gli agenti glielo hanno chiesto e per questo è morto. In Ohio, la settimana scorsa, Tyree King, 13 anni, è stato ucciso dagli agenti, aveva una pistola ad aria compressa. Adesso andiamo al campionato di calcio, turno infrasettimanale, è bastato un tempo, ma a dire la verità anche tutti i titolari in campo alla Juventus per rimettere le cose a posto. Testa della classifica, complice il pari del Napoli, che i seguitrici non mollano a caccia di gol dei numeri 9 che tornano in voga. Il turno infrasettimanale ha di nuovo cambiato la classifica di Serie A. L'interregno del Napoli è durato appena 3 giorni, spazzato via dalla rabbiosa reazione della Juventus. Con le pedine al posto giusto, i bianconeri hanno demolito il Cagliari, tornando in vetta e cancellando le critiche per il KO con l'Inter. La sconfitta di San Siro sembra aver reso ancora più cattivi gli uomini di Allegri, che hanno mandato a segno, oltre all'implacabile Higuain, una rete ogni 45 minuti, anche i difensori Rugani e Dani Alves.
prima dell'autogol di Ceppitelli. Questo non deve essere un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza da cui dobbiamo migliorare. La Juventus deve riprendere di più a comandare le partite, perché ultimamente l'avevamo un po' perso. Il controsorpasso juventino è stato agevolato dall'imprevisto pareggio del Napoli a Marassi. Il Genoa ha imbrigliato quello che alla vigilia era l'attacco più forte del campionato, sfiorando nel finale un clamoroso successo. Sarri ha reclamato due rigori e chiesto a De Laurentiis di far sentire di più la voce della società. A due lunghezze dalla Juventus e immediatamente alle spalle dei partenopei ci sono adesso tre formazioni, tutte a 10 punti: Inter, Roma e il sorprendente Chievo. De Boer ha ottenuto dalla trasferta di Empoli un successo che dà continuità al cammino dei nerazzurri. Per mezz'ora la sua squadra si è espressa con personalità, sicura di sé ed esaltata dalla doppietta di Icardi, primo tra i marcatori con 6 centri. Spalletti si gode invece la sua Roma superoffensiva. A distanza di 12 mesi e alla soglia dei 40 anni, Totti ha giocato dall'inizio, entrando in 3 delle 4 reti che hanno sommerso il Crotone all'Olimpico. 2 le ha segnate Dzeko, maggiormente inserito nella manovra giallorossa rispetto al passato. Con Inter e Roma sul podio c'è anche il Chievo, che nel 2016 è stato battuto in casa soltanto dalla Juventus. Ieri a Verona è caduto pure il Sassuolo, nel mercoledì, che ha consegnato agli archivi 2 prodezze da rivedere più volte. Il tiro al volo di Verdi, che ha dato il via al successo del Bologna sulla Sampdoria, e il colpo di tacco di Babacar nel 2-2 tra Udinese e Fiorentina. Ecco, questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, ancora il TG Cronache con Caterina Bizzarri e la nostra informazione dunque che resta sulla 7. Grazie per averci seguito, se volete come sempre domani alle 13.30 siamo qui.